Buonasera, bentrovati all'appuntamento con Fuori dall'Aula, la politica locale a confronto. Oggi il tema è un tema del quale si discute molto a Rimini ormai da un paio di settimane. Parliamo dell'aumento dell'addizionale IRPEF, che tra l'altro domani sarà discussa e anche approvata nel corso del Consiglio Comunale, che vi trasmetteremo in diretta come sempre su Icaro 211. Diamo il buonasera agli ospiti di questa serata: Gianluca Brasini, assessore al bilancio del Comune di Rimini. Buonasera. E Mario Erbetta, consigliere comunale di Rinascita Civica. Buonasera. Prima di iniziare il dibattito facciamo un piccolo riassunto, anche perché oggi c'è stata una conferenza stampa convocata dai gruppi di maggioranza che hanno presentato l'emendamento che poi domani sarà in Consiglio Comunale, con una riduzione, una rimodulazione delle aliquote rispetto a quelle che erano state presentate nella delibera della quale si parlava da un paio di settimane, e anche con un aumento della soglia di esenzione. Ma i dettagli li andiamo a sentire in questo servizio. Giovedì il Consiglio Comunale di Rimini sarà chiamato a votare la variazione di bilancio. All'ordine del giorno l'aumento dell'addizionale IRPEF e la riduzione della soglia di esenzione. La questione sta tenendo banco ormai da un paio di settimane. Finora l'addizionale era allo 0,3% per tutte le fasce di reddito, con una soglia di esenzione a 17.000 euro. Le modifiche proposte indicano invece un aumento con la suddivisione in fasce. I consiglieri saranno chiamati anche a dire la loro sull'emendamento proposto dalla maggioranza che rivede la delibera originaria. La soglia di esenzione, inizialmente prevista a 10.000 euro, viene innalzata a 15.000 euro. Ad essere esentati dal pagamento saranno così 55.983 riminesi, il 50,3% dei 111.015 contribuenti totali. Visto però che il saldo, 4,8 milioni, deve restare lo stesso, vengono rimodulate le aliquote inizialmente previste. Per la fascia di reddito da 0 a 15.000 euro l'aliquota passa dallo 0,49 allo 0,55, per quella da 15.000 a 28.000 dallo 0,51 allo 0,66. Ci sono poi le fasce da 28.000 a 55.000 euro con un'aliquota allo 0,78%, da 55.000 a 75.000 con lo 0,79 e oltre i 75.000 con lo 0,80. Mediamente l'aumento sarà di circa 43 euro all'anno a contribuente, cifra che sale ad 87 euro togliendo gli esenti. Dei 4,8 milioni che entreranno dalla manovra, 3,7 serviranno per far partire i cantieri del bando periferie a Rimini Nord. Questo è un piccolo riassunto anche con le ultime novità odierne. Io allora partirei dall'assessore, anche per capire come si è arrivati alla decisione di andare ad agire sull'addizionale. Sì, buonasera di nuovo a tutti. Scelta ovviamente, quando si parla di tributi locali, non può non innescare polemiche, perché è nella natura di queste scelte assumersi appunto delle responsabilità politiche e strategiche per la città. E vorrei sgombrare il campo prima di tutto sul fatto che, come molte volte è giusto, è lecito, è legittimo per chi ovviamente è contrario a qualunque tipo di manovra, il fatto che esistessero strumenti o come dire, nell'immediato, con quella capienza e con quella capacità anche di ridistribuire equamente il carico fiscale, poter individuare forme alternative in questo momento, perché come abbiamo già più volte detto la stessa imposta di soggiorno non aveva la capienza per finanziare i 4.200.000 euro che oggi vengono investiti per il primo stralcio del bando periferie e per l'addizionale IRPEF e per le scuole del Forese, e pertanto questa scelta è la scelta che va nella direzione di una rimodulazione di aliquote che hanno un gettito di circa 4,8 milioni di euro, ma che hanno la caratteristica di avere un peso puntuale sui contribuenti molto molto contenuto rispetto a altri strumenti. È chiaro che questa misura comunque ha oggi già una fascia di esenzione che permetterà a oltre la metà dei riminesi di non pagare un euro, quindi questo già è un elemento importante, e comunque sia, anche ricomprendendo la fascia di esenzione, la modalità in cui è stata studiata questa addizionale IRPEF va nella direzione di
pesare più che proporzionalmente chiaramente sulle fasce, sugli scaglioni di alto reddito, e per cui si rispetta anche l'articolo 53 della Costituzione, che è quello appunto di prevedere la progressività delle aliquote in riferimento agli scaglioni di reddito. Questa è un po' la manovra, e noi Rimini abbiamo oggi una situazione generale sui tributi locali assolutamente contenuta come pressione fiscale rispetto agli altri comuni capoluogo. Rimaniamo comunque in una situazione assolutamente più soft, perché già da anni i comuni capoluogo dell'Emilia Romagna hanno l'addizionale IRPEF al massimo. È chiaro che a Rimini c'è una questione poi di aliquote che pesano ovviamente in maniera relativa rispetto a altri territori, perché sappiamo bene che sia per quanto riguarda le rendite catastali nel caso dell'IMU, sia per quanto riguarda le dichiarazioni dei redditi, dove Rimini è il comune capoluogo che ha le dichiarazioni di redditi più basse in Emilia Romagna, è chiaro che si fa sempre il P per Q, cioè nel senso che a parità di aliquote è ovvio che a Rimini si ha un contributo, quindi un pagamento molto inferiore rispetto agli altri comuni. Come minoranze questo provvedimento non vi è andato molto giù, ci sono state anche delle commissioni nelle quali se ne è discusso. Erbetta, cosa non la convince? Non mi convince, non mi convincono tante cose. Io l'avevo già detto a dicembre, proprio in questa trasmissione. E o sono diventato mago all'improvviso, oppure effettivamente i problemi esistevano già all'epoca del bilancio. Nel bilancio scorso c'è stato, abbiamo dei seri problemi nella parte corrente. Nella parte corrente, in pratica, l'anno scorso avevamo un ammanco di 2.295.000 euro al momento dell'approvazione del bilancio preventivo. Abbiamo coperto questa somma con che cosa? Con gli oneri di urbanizzazione. Ora, io ho fatto notare che dal 1 gennaio di quest'anno gli oneri di urbanizzazione per legge, e lo indicano anche i revisori dei conti all'interno della stessa relazione, devono essere utilizzati per certe cose, che sono diverse da quelle per cui sono state utilizzate. Ora, le cose sono: realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, interventi di riuso e rigenerazione, interventi di demolizione e di costruzioni abusive, acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate all'uso pubblico, interventi a tutela di riqualificazione, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo con un'alchimia spostato dei soldi per coprire, perché il bilancio deve essere chiuso in parità. A questo punto che cosa succede? E lì è stata la mia previsione. All'interno della legge di stabilità c'era una norma che avrebbe dato, concesso ai comuni, la possibilità di liberare i vincoli di non aumento delle tasse locali. La norma era già passata alla Camera, è arrivata al Senato, è passata e definitivamente da gennaio è diventata operativa. Casualmente, e nel termine utile, a marzo arriva la variazione, aumentiamo l'addizionale. E facendo che cosa? Non facendo altro che prendere questi 4.800.000, e ricordiamoci che non è una cosa così, una cifra così buttata lì. Questi 4.800.000 li spostiamo in parte corrente e riprendiamo gli oneri di urbanizzazione, che, ritorno a dire, impropriamente avevamo portato in parte corrente, e li rimettiamo a disposizione di opere, giustamente, come può essere il discorso di Rimini Nord e quant'altro, o qualsiasi altra situazione di investimento. Ora, che cosa succede? Che era tutto predestinato, tutto previsto, ma i problemi della parte corrente non li abbiamo da oggi, li abbiamo da tempo e li continueremo ad avere. Tenete presente che ci sono venute meno le multe, 5.500.000 di previsione delle multe nel vecchio bilancio, e andavano in parte corrente quelle. Il teatro va sempre in parte corrente e sta aumentando i costi. Noi effettivamente ne avevo fatto una previsione, si ragionava su 1.000.000, ma ci saranno 2.000.000 di ammanco molto probabilmente. Quindi 2.000.000 che per i prossimi 3 anni, fino a che non arriva il contributo dello Stato di 1.000.000 di euro, avremo un deficit che dovremo mantenerci. Ci sono stati 300.000 euro di mancati incassi dai parcheggi, che anche quelli vengono meno dalla parte corrente. E nella parte corrente c'è stato l'aumento dovuto all'aumento stipendiale, dovutissimo ai dipendenti comunali. Quindi tutto questo peso doveva essere compensato con qualcosa. Ecco che è stata aumentata l'addizionale IRPEF in questo modo, ecco il perché dei 4.800.000,
Ecco il perché sono fondamentali, è fondamentale che sta ragione Brasini quando dice non si poteva fare in modo diverso, perché se l'avessimo fatto con la tassa di soggiorno, che l'anno scorso l'abbiamo fatta, abbiamo aumentato, non sarebbe andata a coprire la parte corrente, solo in parte. E quindi noi ci siamo con i soldi in quella direzione. Il problema è perché siamo arrivati a questo deficit? Perché siamo arrivati a questa problematica sulla parte corrente? La interrompo un attimo per dare modo anche all'assessore di rispondere. Insomma, da quello che diceva il consigliere Betta, insomma, tutto era già nell'aria a dicembre. Vede un po' una premeditazione. Ma non c'è nessuna premeditazione. Innanzitutto, tecnicamente non è una norma, ma è il fatto che questo governo ha deciso scientemente di non confermare, quindi in sostanza è stata una sorta di desistenza. Questo governo ha desistito nell'attuare delle norme che andassero in direzione opposta a quello che il centro-sinistra invece aveva attuato, ovvero che da tre esercizi a questa parte i comuni, gli 8.000 comuni italiani, centro, destra, civici e non civici, non potevano utilizzare manovre tributarie, che è esattamente una incoerenza per un governo, per esempio, come quello leghista, che invoca da anni, ed è credo l'unica cosa che condivido con la Lega, il federalismo fiscale, cioè i comuni che sono i più virtuosi in Italia, perché ricordiamoci che il debito pubblico oggi è arrivato al 130% del PIL, ma non sono certi i comuni che contribuiscono a questo debito, bene, si è restituito ai comuni quello che è stato tolto negli ultimi anni, cioè la possibilità di fare programmazione, ok? Quindi questa è la cosa fondamentale. L'altra cosa su cui vorrei rassicurare il consigliere Betta, visto che li ha votati i bilanci quando era in maggioranza, è che non ci sono mai state problematiche di alcun tipo sulla legittimità degli atti e sulla piena copertura delle spese. Quindi non è mai stato sollevato alcun problema dai revisori, perché tra l'altro sarebbero insomma questioni abbastanza evidenti non solo nelle aule dei consigli comunali o addirittura negli studi televisivi, sarebbero questioni ben più impattanti. Parlo di Corte dei Conti e quant'altro, quindi non ci sono assolutamente problemi di instabilità di bilancio. È vero che ci sono delle scelte politiche dolorose a volte, che sono quelle per esempio di voler rilanciare sulle opere, perché questa amministrazione in sostanza ha costruito il proprio percorso, il consigliere Betta era con noi nell'inizio del secondo mandato, sulle opere, quindi in sostanza sul fatto che una comunità locale è capace di stringersi su se stessa, contribuire in quota parte al proprio futuro, alla propria traiettoria, e le opere si sono realizzate. Questo è il tema che comporta una scelta. Okay? Una scelta è sempre dolorosa, è in sé dolorosa, e credo che un piccolo messaggio che da Rimini cerchiamo di dare, per esempio, a questo governo è che, per quanto dolorose siano, si assumono scelte per la comunità, giuste o sbagliate e contestabili che siano. Quello che sta succedendo oggi al governo a livello nazionale è che non si decide, e io credo che questo, per un paese già fermo sulle proprie gambe da diverso tempo, sia la cosa più pericolosa. Erbetta? Allora, intanto la legge che ha previsto in qualche modo che dal 1 gennaio 2018 questi oneri di urbanizzazione venissero dati, l'avevano fatta loro, il fatto che abbiano liberalizzato la possibilità ai comuni, io non la vedo un grosso problema, perché in pratica è come dire, mi hai dato una pistola e mi hai costretto a sparare, non era costretto nessuno a sparare, se i conti erano totalmente in ordine, non c'era bisogno di mettere una tassa sui pensionati e lavoratori. Ma andiamo anche oltre, perché il problema è, se tu conti sono in ordine, come mai andiamo a chiedere un prestito di 20 milioni per fare delle opere? Chiariamolo. Io chiesi, tanto tempo fa, quest'inverno, quando venne rinnovato il patto di sindacato, noi abbiamo 60 milioni con radiazioni, più o meno, adesso saranno un po' di meno. Gli dissi, non vincoliamoci, non si sa mai se abbiamo bisogno di qualche soldo, invece di andare a chiedere debiti, a fare debiti con qualcuno in giro, abbiamo la possibilità di attingere, potremmo attingere questi 5 milioni, invece di caricarli sui lavoratori, sui pensionati. Avremmo potuto attingerli per i 20 milioni che dovremmo andare a chiedere in prestito a qualche banca. Ora mi domando, ma se siamo così in linea, perché andare a chiedere 20 milioni? Il problema diventa che probabilmente sono problemi sul Parco del Mare, e non sono pochi. I problemi potrebbero essere variegati. Adesso noi nell'arco di un anno abbiamo aumentato Passi Carrai, abbiamo inserito il canone, 1,6 milioni di incasso, abbiamo aumentato l'addizionale IRPEF, 2 milioni in più di gettito, speriamo di recuperarli tutti. Abbiamo aumentato la Tari, abbiamo aumentato del 2,9 più altro 1,1 che potevamo risparmiare, quindi un 4% in più.
Abbiamo aumentato gli abbonamenti scolastici, abbiamo aumentato, ultima arrivata, l'addizionale IRPEF. Volevo fare una precisazione, i 15.000 di esenzione, l'ho fatti fare al patronato UIL, sono 980 euro netti per 13 mensilità. L'esenzione va a distruggere in pratica, non l'esenzione in sé, ma la maggiorazione delle aliquote oltre l'esenzione, va a distruggere praticamente tutti coloro che hanno un reddito da 1.100 euro in più. Ci ricade in mezzo il pensionato, il lavoratore, chi lavora due volte, una famiglia, molto probabilmente anche le medie sono tutte falsate. Non è tanto gli 80 euro. Quante persone lavorano in famiglia che guadagnano 1.100 euro al mese? Da due. E la tassazione di quella famiglia quant'è? Doppia. Quindi è un carico pesante questo, ma questa tassa ha un vantaggio, non ha evasione, la prendo direttamente dalla busta paga, tutti i mesi mi arriva tranquillamente e mi va direttamente in spesa corrente, rispetto all'addizionale che devo andare, rispetto alla tassa di soggiorno, rispetto anche all'IMU stessa, dove c'è il tasso di evasione alto, qui non è possibile evaderla, qui riprendiamo direttamente dalle tasche dei lavoratori e dei pensionati. Sentiamo l'assessore. Ma io non ho portato fogli dietro il consigliere Bettano. È venuto... Ha citato due numeri che mi lasciano un po' perplesso. Un ammanco sul bilancio di 2 milioni e un debito da 20. Allora, vorrei tranquillizzare i cittadini, ma anche e soprattutto chi governerà dopo questa città, che quando si è insediata la giunta Agnassi nel 2011, il debito del comune di Rimini ammontava a 146 milioni di euro. Oggi il debito del Comune di Rimini è sceso a circa 90 milioni di euro, quindi sono stati estinti 56 milioni di euro di debito, quindi non so da dove vengono questi 20 milioni di debito, ma soprattutto non capisco da dove vengono i 2 milioni di euro citati di eventuale ammanco, perché come tutti sanno l'esercizio provvisorio autorizzato o non autorizzato per gli enti dipende dal principio degli equilibri di bilancio, quindi non può esserci un ammanco. È vero che si usano, come tutti i comuni, gli oneri di urbanizzazione in parte corrente che, come il legislatore prevede, devono essere oneri di urbanizzazione investiti in parte corrente per quanto riguarda attività di tipo manutentivo. Nello specifico, il Comune di Rimini, lo vuole ricordare per l'ennesima volta, aveva 3 milioni e 200 mila euro che oggi vengono riportati sulla parte investimenti, che finanziavano per circa 2 milioni e 800 mila euro il verde pubblico e per la parte restante la pubblica illuminazione, come la norma prevede, come i revisori giustamente e correttamente hanno rilasciato un parere assolutamente favorevole, senza se e senza ma. Ma al di là di questo, quello che è chiaro è che giustamente nel gioco delle parti, no, è ovvio che quando si assume una scelta è una scelta che è contestabile, ma anche quando sento parlare di misure alternative come la vendita di azioni di ERA, cioè tutto questo di cui parliamo noi, o aumentare l'indebitamento, ho sentito anche chi ha detto aumentiamo l'indebitamento, il Comune di Rimini ha fatto virtuosamente una consistente riduzione di debito pregresso, aumentiamolo. Ma quando sento queste argomentazioni è ovvio che la domanda che faccio io a chi pone questi temi è: ma su chi ricade comunque l'onere di pagare poi un debito? Sempre sulla fiscalità generale, quindi sui cittadini, o direttamente o indirettamente. Se noi abbiamo un patrimonio di ricchezza che tra l'altro genera dividendi come le azioni di ERA e noi ci priviamo di un nostro patrimonio, ebbene, possiamo avere lo sguardo breve del domattina, ma poi pensiamo che un'amministrazione comunale debba vivere per altri decenni, per altri secoli. Non possiamo sempre pensare che il meccanismo sia quello di vendere comunque gioielli di famiglia o indebitarci perché tanto arriverà qualcuno dopo e pagherà per quello che hanno fatto prima. Noi abbiamo fatto diversamente, noi abbiamo deciso di estinguere debito, reperire consistenti finanziamenti di enti terzi, ci eravamo riusciti anche con il bando periferia. Poi cosa è successo? È successo che per la prima volta nella storia a convenzioni sottoscritte, queste convenzioni sono state dichiarate carta straccia. Non si era mai visto nella storia dei rapporti tra un ministero e un ente locale, non si era mai visto. Oggi quindi fidarsi di queste convenzioni sembrerebbe quantomeno azzardato.
Erbetta, vuole rispondere? Sì, perché io i dati... Faceva vedere un documento. Sì, i dati che ho preso sono dal parere dell'organo di revisione su proposta bilancio di previsioni. I revisori hanno detto il risultato negativo di parte corrente, quindi c'è il risultato negativo, i 2.295.751,40, è finanziato con gli oneri di urbanizzazione iscritti al titolo quarto di entrata. Ora, torniamo a dire anche lì, verde pubblico, cos'è? Abbiamo parlato prima dell'articolo del 2018 che indica che cosa fare con gli oneri di urbanizzazione. La genericità del verde pubblico, io ho parlato recentemente con il segretario comunale del Comune di Benevento, facendovi la sentenza della Corte dei Conti, mi ha illustrato un po' di cose, sono forzature che andavano messe a posto, perché verde pubblico in modo generico così no, ogni partita degli oneri di urbanizzazione vanno collegati a una spesa e va indicata specificatamente che cos'è, verde pubblico generico così è una cosa che vuol dire taglio l'erba, faccio i parchi, perché i parchi sono previsti, lì rientravano, ma il tagliare l'ordinario no. Allora il problema 2,5 milioni nel verde pubblico, su questo verde pubblico poi gira dappertutto, perché se andiamo a vedere la tassa di soggiorno, il verde pubblico rientra come lotta alla zanzara, verde pubblico, insomma, quando non si sa come andare a mettere, si mette verde pubblico per riportare i soldi e possibilmente in parte corrente. E qui rimane soltanto un problema che è un problema fondamentale. Ci sono, secondo me, dei problemi che ci porteranno forse anche a un aumento dell'IMU, una delle poche cose prossime che potremmo andare a aumentare, ma il problema ancora più serio è i rapporti con i sindacati, con le parti sociali. Io volevo leggere un secondo, proprio molto velocemente, un protocollo d'intesa fatto da un certo Andrea Agnassi il 21 aprile 2016, dove diceva che le relazioni sindacali a livello comunale devono assumere un carattere organico per garantire la partecipazione della comunità al lavoro in un'ottica di valorizzazione del dialogo sociale e in particolare, relativo al bilancio, si conviene sulla necessità di coinvolgere le organizzazioni sindacali sulle scelte di bilancio, sia in fase di previsione, sia di assestamento e consuntivo e di programmazione triennale del DUP, fornendo le stesse informazioni utili alle analisi congiunte. E per la fiscalità e finanza locali, diceva, sarà opportuno quindi anche il confronto in tema di IMU, TASI, TARI, addizionale IRPEF, oltre alle tariffe dei servizi a domanda individuale e altre misure del contrasto all'evasione e elusione fiscale. Prima di essere eletto, Agnassi ha detto tranquilli, vi chiameremo sempre quando andremo a toccare finanza locale e per i bilanci. Oggi i sindacati si sono alzati dal tavolo. Ieri hanno manifestato l'impossibilità di avere un colloquio con questa amministrazione da anni. È qui, secondo me, il gap più grande. All'interno di una famiglia, quali sono dei problemi? Si chiamano i componenti familiari e si dice, signori, abbiamo dei problemi, risolviamoli insieme. Non è così e basta. Perché le parti sociali sono fondamentali all'interno di questa società. E in questo momento, mai come in questo momento, fanno da cuscinetto contro quello che potrebbe essere poi i movimenti populisti che stanno arrivando. Questa amministrazione ha perso, proprio l'ha firmato lui prima di essere eletto, rieletto il secondo mandato, l'ha preso e l'ha stracciato. Allora, io fermo un attimo il dibattito perché ieri siamo andati a seguire la manifestazione, c'erano un centinaio di persone in piazza, abbiamo raccolto la voce dei sindacalisti, allora ve la proponiamo così poi magari ne parliamo insieme, parliamo anche dell'incontro di oggi perché è arrivata una nota da parte dei sindacati piuttosto dura, magari poi ne parliamo. Noi chiediamo all'amministrazione comunale intanto una cosa, che ci convochi per discutere dei provvedimenti che intendono approvare nella riunione del Consiglio Comunale di giovedì sera, perché per noi ancora le decisioni non sono definitive, quindi vogliamo discutere avendo delle proposte, perché la proposta del Comune non ci convince per nulla, perché a pagare come sempre sono i soliti, lavoratori e pensionati. Con questo aumento dell'addizionale IRPEF si va sempre a toccare chi ha già pagato e sta pagando
i danni di questa crisi. E un'ulteriore beffa quindi alla faccia dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e riteniamo che l'addizionale IRPEF sia una tassa iniqua e ingiusta, quindi vogliamo dare un segnale, il segnale è che non arretreremo assolutamente su questo fronte, siamo pronti alla discussione, ma possiamo introdurre altri motivi di sostentamento per il Comune, che potrebbe essere sicuramente la tassa di soggiorno, l'imposta di soggiorno, però diciamo un no secco all'aumento dell'addizionale IRPEF. Al momento la situazione rimane molto difficile, perché è mancata la concertazione, il confronto con le parti sociali. Noi riteniamo che questa amministrazione debba rivedere le proprie scelte anche in tema di relazioni sindacali, fino a oggi inesistenti. Se il confronto ci fosse stato in tempi utili, oggi non saremmo arrivati a questa protesta e soprattutto avremmo avuto un ventaglio di più possibilità per reperire risorse che noi riteniamo importanti per lo sviluppo, quindi noi siamo per gli investimenti, ma lo sviluppo, gli investimenti, il lavoro non lo possono pagare solo le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati. Assessore, un commento, anche perché insomma, magari commentiamo prima le parole, poi veniamo un attimo anche all'incontro di oggi, se vuole rispondere poi alle dichiarazioni arrivate dai sindacati. No, certamente. Allora, un tema è fare gli incontri e un tema è arrivare a un punto di caduta comune. È chiaro che, come è successo nel 2007 e come praticamente in tutti i comuni in cui si è toccata l'addizionale IRPEF, pensare che si possa arrivare a un comune che sottoscrive un accordo sull'addizionale IRPEF penso sia una cosa molto complessa, molto complicata, per cui bisogna sempre distinguere i piani, cioè un conto è fare incontri e un conto è arrivare a un punto di caduta. In questo la nostra missione, anche onesta e trasparente, in cui molto spesso con le organizzazioni sindacali non si trova un punto di caduta che possa essere in qualche modo condiviso, è un'assunzione anche di responsabilità seria. In questo però, nell'essere, come dire, nel fare la propria parte, quindi nel prendersi anche le proprie responsabilità, nel non riuscire a arrivare molto spesso delle, come dire, delle decisioni condivise, chiaramente si è in due. Si è l'amministrazione e i sindacati. È un percorso difficile, è un percorso che è esattamente quello che è successo a Rimini nel 2007, non è che nel 2007 a Rimini, quando è stata introdotta l'addizionale IRPEF, ci fossero stati accordi con i sindacati. Vorrei andare a riprendere la rassegna stampa di allora, e questa è un po' la situazione. Noi facciamo esattamente quello che alcune, la più importante organizzazione sindacale, propongono, quella di rilanciare gli investimenti per creare indotto economico e occupazionale sul territorio. Quindi usiamo uno strumento che è lo strumento forse che ha la più vasta platea di contribuenti e quindi anche il minor peso specifico sul singolo contribuente rispetto ad altri strumenti. Pertanto il fatto di non arrivare, come dire, a un accordo su questa addizionale è ovvio che è un'assunzione anche di responsabilità, però noi crediamo che l'obiettivo che si è posto questa amministrazione sia un obiettivo importante, è un obiettivo di prospettiva, e quindi noi ci crediamo e pertanto contiamo di avere altre occasioni per provare a trovare dei punti di caduta. Questa mattina c'è stato un incontro con i sindacati, nel pomeriggio hanno diramato una nota congiunta dove, diciamo, non usano mezzi termini, parlano di una finta disponibilità al confronto, parlano di una amministrazione irrimediabilmente ostile al sindacato, sto leggendo proprio il comunicato stampa, e dicono di essersi alzati dal tavolo perché il tenore dell'incontro era sfociato in attacchi e offese personali. No, io non ho fatto assolutamente, c'era anche altre persone, la mia dirigente, attacchi di tipo personale,
Diciamo che tutti hanno alzato molti toni in questa vicenda, come era anche da aspettarsi, come è successo ovunque dove si è parlato addizionale IRPEF. Io spero solo che questi toni un po' alla volta si vadano a smorzare, ciascuno a rivedere le proprie posizioni, noi compreso a volte sicuramente, perché ripeto, c'è sempre un tema di mancato punto d'incontro, e quando c'è un mancato punto d'incontro bisogna sempre essere onesti tra due parti, quindi noi questo ci assumiamo la nostra parte, bisogna che i sindacati facciano anche la loro parte. E io non ho mai e poi mai fatto attacchi o insulti, tantomeno insulti, a persone sedute ai tavoli. Ho sempre usato personalmente forme corrette anche di espressione sulla stampa. È ovvio che l'amministrazione comunale in questa vicenda dai sindacati ha avuto un riscontro molto negativo. Questo è un dato di fatto. Forse non potevamo aspettarci altro. Erbetta? Beh, io il discorso è, ritorno al protocollo, perché secondo me, adesso, noi prima parlavamo, ma gli accordi fatti con lo Stato lo vengono mantenuti? Qui stiamo parlando di un accordo locale fatto con le tre sindacali sindacali del Comune. Quando uno parla e dice sarà opportuno quindi anche il confronto in tema di IMU Italia addizionale IRPEF, non vuol dire ti chiamo il giorno prima e ti dico così è, vuol dire ti avviso un paio di mesi prima, cerchiamo di collaborare, troviamo una via d'intesa, perché nessuno dice che quando ci sono i problemi non vanno risolti. In regione hanno approvato i sindacati l'addizionale, l'aumento dell'addizionale regionale. Ma perché è stata contrattata e concertata dopo varie discussioni e hanno trovato una formula di accordo. Ora arrivare oggi e dire signori le abbiamo provate tutte, questo è quello che possiamo fare, basta, o così, allora che cosa, quando dicono questa forma di disponibilità fittizia, è questo il discorso. La problematica di questa amministrazione è fare cadere le cose dall'alto in modo già fatto, in modo impossibile da modificare, perché domani sera andiamo in Consiglio Comunale a votare. Come avrebbe fatto a cambiare qualcosa il giorno prima? È impossibile. Tanto più che dobbiamo farlo entro il 31 di marzo, tanto più che ci servono questi 4.800.000 in parte corrente, come dicevamo prima. Era un tentativo disperato. Ma il problema è proprio il metodo, il dialogo, la concertazione che manca, cioè l'affrontare i problemi in modo dispotico e senza andare a concertare con le parti sociali. E questo è il più grosso gap di questa amministrazione. Quindi dice doveva essere fatto un po' prima questo incontro, non alla vigilia del Consiglio. Gli incontri ne sono stati fatti due. Io ripeto, un tema è siglare un protocollo dove si auspicano corrette e proficue relazioni con le organizzazioni sindacali, e qui sul metodo, ripeto, ci possono essere delle questioni su cui noi non convergiamo neanche con i sindacati, ma quel protocollo non presuppone il fatto che si arrivi a un accordo. No, ma almeno iniziamo. Non si arriva a un accordo. Non è come la convenzione che noi abbiamo stipulato lo scorso anno con il Ministero, dove si diceva che Rimini doveva avere 18 milioni per riqualificare Rimini Nord e poi da un tratto quei soldi lì sono spariti. Cioè, è molto diverso paragonare le due cose. Allora ripeto, io non voglio e non ho mai voluto chiudere porte alle organizzazioni sindacali. Abbiamo un problema di comunicazione, abbiamo un problema entrambi di metodo. Cerchiamo di lavorarci insieme, ma non auspichiamoci che su tutte le materie ci possa essere una convergenza anche nel merito, perché questo è impossibile. Assessore, è tornato a parlare anche della questione del bando periferie, si è associato anche il tema addizionale IRPEF al via ai cantieri per Rimini Nord, insomma. Nel caso in cui questi soldi che ancora non ci sono arrivassero, è possibile l'anno prossimo rimettere mano alle aliquote? Allora, quello che sono, io non sono uno che, io rappresento l'amministrazione oggi qui adesso, io quello che sarà fra un anno, se il Comune di Rimini riceverà i soldi o meno, non ho la sfera di cristallo e non so che cosa deciderà la maggioranza consiliare, quindi non ho idea. Sicuramente c'è una fortissima necessità di continuare a riqualificare la città e di estinguere debito. È ovvio che le due cose, per stare insieme, devono trovare degli strumenti di finanziamento, perché se nel primo mandato, Gnassi, quindi 2011-2016, siamo stati forse
bravi, capaci di intercettare tanti finanziamenti di enti terzi, oggi vediamo che questi finanziamenti, vedi bando periferie, iniziano a scricchiolare. Quindi noi dobbiamo scegliere se smettere di investire, in particolare sulle periferie, perché questa è la vera sfida, iniziare a investire sulle periferie. Manutenzione strade, illuminazione, sicurezza, sono tutte tematiche fondamentali per la città, qualunque sia il colore della giunta che governerà dopo il 2021. Quindi Rimini deve fare una scelta, vuole continuare a investire sul proprio territorio o vuole fermarsi? Perché se vuole fermarsi abbiamo lo status quo, il bilancio è perfettamente in ordine, in equilibrio, non c'è nessun tipo di problematica, Rimini può continuare a vivacchiare. Vogliamo rilanciare, oggi e domani dobbiamo assolutamente fare delle scelte. E le scelte non sono mai scelte che non si portano dietro anche una forte dialettica con le parti sociali, con la minoranza e con ovviamente i cittadini a volte. Rebetta? È una tassa strutturale. Il fatto che è strutturale vuol dire che andrà avanti, ma è previsto nella delibera, c'è scritto anche che le aliquote rimarranno tali fino a che non ci subentrerà una modifica, è stata aggiunta proprio una postilla necessaria dove si dice rimangono queste fino a che non ci sarà una delibera modificativa, ma non sarebbe stato altrimenti, se no sarebbe stata una tassa di scopo. La verità è che non servono per fare il Parco del Mare, per fare il Rimini Nord, iniziare i lavori, servono per coprire i buchi. Perché di fatto ci sono, lo spostamento dei soldi porterà poi il fatto che questi 3 milioni e passa andranno sul bando delle periferie. Tra parentesi, io volevo fare notare una cosa, che era una cosa interessantissima. Qui, sempre nella delibera, a nome di Alberto Della Valle, si dice che ciò premesso risulta indispensabile anticipare nell'attualità di 2019 l'intervento in parola per l'importo di euro 18 milioni, però poi si specifica euro 3 milioni e 7 esigibili nell'annualità 2017 a carico del bilancio comunale, euro 14 milioni e 300 esigibili sull'annualità 2020 quale finanziamento statale. Ma non dovevano arrivare 18 milioni dallo Stato? E allora? Della Valle dice il contrario, dice quest'anno li mettiamo noi, poi ne arrivano 14 dello Stato, lì ce ne arrivano 18. 18 totali, 4 li mettiamo noi quest'anno, 3, 7, 14 l'anno prossimo, se ci arrivano dallo Stato. Altra situazione, come mai? Sentiamo allora l'assessore. Ma questo è esattamente un principio di bilancio, parliamo di lavori pubblici, il bando periferie è un bando che finanzia rendicontazione stato avanzamento lavori, è fatto a stralci, in particolare sono, se non ricordo male, 3 stralci, e pertanto il dirigente RUP del progetto del bando periferie per Rimini Nord ovviamente deve mettere a bilancio il primo stralcio, e nel momento in cui e se queste risorse verranno poi rimborsate, chiaramente potrà attingere al finanziamento statale, perché avrà a rendicontazione la controprova, perché qui la cosa veramente diabolica di questo bando periferie è che in un mondo normale, quando tu sottoscrivi una convenzione con il governo per avere delle risorse, non avresti la necessità di avere la controprova, quindi il finanziamento della rendicontazione del primo stralcio. Io ho speso 3 milioni e 7 come comune, tu mi dai 3 milioni e 7, ok? No, e in un mondo normale tu non dovresti avere questo tipo di problemi, ma noi con quella convenzione in mano, pochi mesi fa, quella convenzione è diventata carta straccia, perché il governo giallo-verde si è svegliato una mattina e ha detto i soldi non ci sono, quindi arrangiatevi, così ha detto, poi si è ravveduto il governo e ha espresso una chicca, la chiamerei, perché a proposito di aleatorietà dei bilanci, la legge di bilancio, quindi dello Stato 2019, contiene una voce di finanziamento per 96 progetti, 96, che devono, 96 comuni quindi, che devono essere finanziati con le economie che forse si conseguiranno dagli altri progetti già partiti o in corso di progettazione. Questa è una balla, ma una balla che non si è mai visto in Italia, che 18 progetti creano risparmi per finanziarne altri 96. È come buttare la palla in tribuna quando non si sa più cosa dire e che cosa fare. Quindi, come dirmi cosa ha fatto? Ha scelto, ripeto, in maniera coraggiosa, in maniera forte anche, di far partire quei progetti, perché è l'unico modo oggi per farli partire, altrimenti non avevamo contezza delle risorse.
Altro tema forte di cui si parla nel bilancio, siamo proprio in chiusura, quello del recupero dell'evasione. Tra l'altro una delle chiavi che secondo i sindacati su cui si potrebbe fare ancora di più per andare poi a non agire su altre voci. Ma noi adesso, a me è dispiaciuto molto che in questa tornata di delibere, dove c'è l'addizionale IRPEF, ed è giusto che sia così, perché anche se parliamo di una media di 43 euro a cittadino per, come peso dell'aumento, va bene che sia quello l'argomento clou, ma questa tornata di delibere che andrà in Consiglio Comunale domani si porta dietro un pacchetto di iniziative messe in campo dall'amministrazione proprio a contrasto dell'evasione. Il vero problema di Rimini rispetto agli altri comuni è quello di avere un livello di evasione, soprattutto sui tributi locali, insostenibile. Questo è un vero problema, è il problema che preoccupa. Non mi preoccupa il problema che noi correttamente abbiamo usato oneri di urbanizzazione come la norma prevede in parte corrente. I bilanci hanno sempre quadrato. Il problema è che Rimini non crescerà mai e quindi non si potrà mai arrivare a un'equa distribuzione del carico fiscale, fin tanto che non si arriverà a, da un lato, un ulteriore maggior recupero evasione e dall'altro un aumento del senso civico, perché è ovvio che è un po' come il tema dei rifiuti. Il tema dei rifiuti, tu devi avere un bravo operatore, ma devi avere anche dei cittadini che conferiscono i rifiuti in maniera corretta, e sui tributi è uguale. Quando noi vinceremo questa sfida, perché è una sfida enorme e in queste delibere ci sono tutta una serie di iniziative volte a contrastare il fenomeno dell'evasione, che ripeto è il vero grande e unico, insomma, uno dei più grandi problemi che ha la nostra comunità, non dico la nostra città, la nostra comunità, perché l'evasione distrae risorse alla collettività e quello è il vero grande problema. E Betta? Beh, sicuramente il problema dell'evasione è notevole, vi do qualche dato. Noi parliamo di lotta all'evasione, ma in relazione alla Tari, per l'anno 2013, io ho chiesto dei dati, ho chiesto semplicemente all'amministrazione quanto dovevamo incassare come Tari dal 2013, anno dell'internalizzazione, ad oggi, e quanto abbiamo incassato. Dopo tante situazioni qualche dato è uscito. Nel 2013 su 3.600.000 di evaso abbiamo recuperato 525.000 euro. Ci sono rimasti 3.100.000 di crediti probabilmente non recuperabili, solo per l'anno 2013. Abbiamo in teoria 28 milioni di insoluto ad oggi ed è stato fatto un fondo di crediti inesigibili di 16 milioni. Ogni anno i cittadini riminesi ci rimettono 3 milioni e mezzo per evasione irrecuperabile della TARI. Questi sono i dati. A questo punto qual è il problema? Ecco il discorso di andare a bando, l'assessore lo sa, ho lottato tanto per riuscire a fare il bando europeo sulla spazzatura, ci sono lungaggini perché è l'unico metodo per riuscire in qualche modo a evitare di caricare sui cittadini questo peso di evasione è quello di cercare di ridurre il costo del servizio. Il bando speriamo che arrivi velocemente, ci sono sempre molti ostacoli, però è una situazione che ci porteremo avanti. Negli anni. Volevo far notare una cosa, il peso fiscale in questo momento preventivato con i servizi statistica della regione, bilance del comune di Rimini, questi sono servizi statistici fatti dalla regione, preventivavano prima dell'aumento dell'addizionale IRPEF un peso fiscale, una pressione fiscale a 735,68 euro a persona, preventivo. Adesso quanto siamo arrivati dopo questo, dopo l'addizionale IRPEF? Assessore, non so se vuole l'ultima battuta e poi ci è arrivata una domanda da casa, gliela giro. No, sicuramente il fatto che si siano messi a gara alcuni servizi fondamentali come l'idrico e i rifiuti pone le basi per un auspicio che nei prossimi anni avremo un servizio forse più efficace ed efficiente e forse più economico, ma forse anche no, potrebbe essere anche il contrario. Quello che di sicuro un bando non può risolvere è il tema di una compartecipazione al pagamento della TARI che deve far parte, usando un termine, di un patto civico, cioè di un patto tra un'amministrazione e una comunità. Non ci può non essere questo. Non può una comunità
come dire, demandare solo all'amministrazione e agli organi preposti, Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, il recupero. Perché ovviamente un'amministrazione non può arrivare dappertutto, perché esistono sul fenomeno Tari società che nascono e muoiono nel volgere di una stagione con il semplice e unico obiettivo di evadere il fisco, di non pagare i fornitori, di tenere lavoratori in nero. Quindi se noi non facciamo un sunto vero di questo problema tra amministrazione, organi preposti e comunità, parlo soprattutto di imprese e certi tipi di imprese, perché la maggior parte delle imprese riminesi sono corrette, quindi noi non parliamo dell'amorosità colpevole, cioè di coloro che scientemente e premeditatamente evadono, ma noi vogliamo colpire questo tipo di evasione, non andremo mai a colpire l'evasione incolpevole, non andremo mai a colpire l'evasione della società o dell'impresa che in quel momento è in difficoltà. Quindi questo è il vero obiettivo su cui tutti dovremmo lavorare, tutti, dico destra, sinistra e centro. La sollecitazione che ci è arrivata da casa insieme a tante altre, ho scelto solo questa, e arriva da Cinzia e dice: ma perché allora, se il tema era proprio quello degli investimenti, in particolare della zona di Rimini Nord, non si è pensato a una tassa di scopo che sarebbe stata meno strutturale rispetto a una... L'ISCOP è stata abolita, non esiste più. L'ISCOP era una tassa di scopo che era prevista, per esempio, nell'ordinamento degli ultimi anni 2000, tra il 2007 e il 2010, grosso modo. Il Rimini nel 2007 introdusse in un unico esercizio, quindi in un unico bilancio, non erano le amministrazioni precedenti, sia l'addizionale IRPEF, che non conteneva alcun tipo di fascia di esenzione. Siamo stati noi, la Giunta Agnassi, che ha individuato la fascia di esenzione andando a esentare circa ben oltre la metà dei riminesi e senza come dire avere la progressività, e in più quell'anno introdusse l'ISCOP. Non esiste un'imposta di scopo, esiste la fiscalità generale. La stessa imposta di soggiorno può in parte finanziare opere, ma chiaramente non nella misura in cui noi oggi andremo a affrontare per esempio il tema del primo stralcio del bando periferie. Ricordo che l'imposta di soggiorno è un'imposta che per decreto legge è un'imposta che ha una finalità rivolta alla promozione e alla infrastrutturazione turistica. Quindi ovviamente, faccio un esempio, non ci potevamo finanziare la scuola della Gaiofana come stiamo finanziando oggi con l'addizionale IRPEF, perché chiaramente non c'era il vincolo di scopo. Siamo arrivati in chiusura. Non so se Alberto aveva un'ultima battuta, poi sì, due situazioni. La scuola della Gaiofana, quando sono arrivati in Consiglio Comunale, c'erano 3 milioni di stanziamento per 5 classi, palestra e refettorio. Adesso, dopo anni di esistenze, sono stati tolti dopo il primo bilancio, adesso ne arrivano 350 mila euro solo per 2 classi e una specie di refettorio. Quindi sono diminuite le risorse? Diciamo che sono state eliminate e utilizzate per altre cose. Dall'altro lato voglio fare notare cosa ha detto Brasini, perché è interessante. Ha già riferito più volte che la tassa sulla spazzatura è una tassa che deve ricadere sulla socialità, e l'ha ripetuto anche oggi. Vuol dire che prossimamente è molto probabile che ci saranno aumenti che ricadranno ancora sui cittadini riminesi. Assolutamente no, perché quest'anno la Tari è calata, di poco ma è calata, ma soprattutto la cosa su cui bisognerebbe forse tutti guardare con attenzione è che la provincia di Rimini è arrivata a circa 70% di differenziata, e questo piccolo segnale di riduzione anche del costo del tributo della Tari è un segnale positivo, perché è una delle prime volte in cui si vede l'aumento della differenziata e la riduzione delle tariffe, cosa che invece non si era mai vista. Poi il fatto che il mancato pagamento di tutte le tasse ricada, anche se in parte, sui contribuenti, purtroppo è la cosa che va nella direzione che dicevo prima, cioè se una comunità è fedele fiscalmente è ovvio che ci sarà una minore ricaduta per tutti per quanto riguarda il peso delle tasse. Questo è un principio, una regola aurea. Siamo arrivati in chiusura, io ringrazio l'assessore al bilancio Gianluca Brasini, ringrazio il consigliere di rinascita civica Mario Erbetta, domani come detto il consiglio comunale dove si ritornerà a parlare anche di questi argomenti, diretta su Icaro 211, e noi ci ritroviamo con Fuori dall'Aula la prossima settimana.